Esiste un posto segreto, quasi custodito dall'Oceano Atlantico. Pur trovandosi nell'Europa del Nord, non ha niente a che vedere con l'Islanda, la Norvegia o la Finlandia. È un posto remoto, semi sconosciuto, dove i turisti non vanno perché sferzato dalle piogge e da venti fortissimi, con la natura quasi incontaminata, dove le cascate e altissime scogliere fanno quasi paura. Sono le impervie e bellissime isole Faroe. Le isole Faroe si trovano proprio a metà strada tra l'Islanda e la Norvegia, in linea d'aria proprio sopra la Scozia. Per raggiungere le isole siamo partiti da Milano Linate, abbiamo fatto scalo a Parigi e a Copenaghen con Air France. Da qui siamo ripartiti con Atlantic Airways, la compagnia di bandiera danese, per raggiungere Vagar, l'unico aeroporto delle nostre isole. Le isole Faroe sono un arcipelago di 18 isole collegate da ponti e tunnel sotto l'oceano, ovviamente a pagamento. Il numero di abitanti è di circa 52.000, di cui la metà risiede nella capitale, Tórshavn. Nelle isole Faroe è praticamente costante. Grazie alla corrente del Golfo e alla protezione dell'Oceano Atlantico si va dai 4-5 gradi d'inverno ai 9-10 gradi in estate. Quello che invece non manca mai è il cielo coperto. Le giornate di sole sono davvero rare e il vento è incessante. Ma direi che è arrivato il momento di raccontare la nostra avventura, proprio dalla voce dei protagonisti. Ma oui, mes amis, we are in Paris. Oi, ammazza, ci fa, investo una per parlare francese che non ci riesco. Cioè, sembra non ci sia nessuno, è un casino. Ce la facciamo, Alessandro, a cambiare gate? Sì, ce la facciamo. 4 ore di tempo ci abbiamo, no? Solo 4 ore? Solo 4 ore. Sì. Dopo essere partiti alle ore 6.50 da Milano per arrivare alle ore 20, ore locali, 21 in Italia, ci trasferiamo nella nostra prima casa. Ragazzi, prima location del primo giorno di oggi. Siamo nel nord delle isole Faroe. Poi vi scrivo il nome del posto perché per me è impronunciabile ed è wow, magnifico. Pagherei avere sempre questo tempo. Guarda che roba.
Non tutti lo sanno, ma alle Farve molti dei sentieri sono a pagamento, quindi bisogna fare persone oneste. Oh raga, finalmente abbiamo trovato una cascatina. Era ora. Poca roba, però dai. Adesso ci andiamo lì col drone e vediamo com'è. Prima di affrontare un nuovo trekking bisogna rinfocillarsi a base di panini con formaggio e salame dal colore un po' dubbioso. Boh. Ma la faccia delle vacanze. Cioè fai il fotografo paesaggista. Se non è una vacanza, è una fatica. Ma che roba? Ammazza! No, lassù. Faccia di due che si sono svegliati alle 4 di mattina per fare l'alba. E andate a dormire a mezzanotte. È stato bellissimo, dopo due trekking. Dopo la chiamano vacanza, però noi ci divertiamo così. Vabbè. E vai. Quindi ragazzi, ne valse la pena sì o no? Certo che ne valse la pena. Cioè, ne vale sempre la pena, sempre, bisogna sempre provare. Abbiamo visto un'alba spettacolare. Cioè, raga, bello. Cioè, guarda dove siamo. Cioè, circondati di gente. No, per fortuna. l'odore di pesce mattutino. Ecco, questo odore di polipo effettivamente c'è un attimo, però per il resto, ciao. Bello. Ciao a tutti, È stato bello, ciao. Ed ecco i due famosi faraglioni faroesi. Perché come tutti i paesi del nord ci sono un sacco di leggende, giusto raga? Sì, sì. Un sacco si di chiama Rizin o Kellingin. Dopo lo scriviamo bene. Mm-hmm. E la storia è che appunto l'Islanda era super mega gelosa delle isole Faroe e ha mandato questi giganti qui per... Per menare le isole, per rubarle. Ah, per rubarle, giusto? Però sono stati colti dal sole, quindi sono cristallizzati, sono rimasti lì. Vedi la gelosia cosa fa? Ragione.
Dai, vediamo se riusciamo a portare a termine questo trekking oggi. Secondo giorno. Giorno di Ferragosto, eh? Ferragosto. Il sentiero parte da qua. E si deve andare su lì. Dicono che ci sia un bel panorama. Speriamo. Freddo, vento. Oh Ugo, come va? Ah, belle queste passeggiate nel piano. Nel piano? Sì. Col sole? Col sole che splende. Proprio quella brezza proprio, eh? Sì, terreni asciutti, bei sentieri, tracciati. Proprio comodi. Cioè proprio un bel sentiero, no? Sì, sì. Cioè dritto praticamente. Si va dritto, su. Vabbè. Però verremo ripagati quando siamo in alto. Oh, ce l'abbiamo fatta? Sì, con le antenne anche? No, ce l'abbiamo fatta con le antenne, ce l'abbiamo fatta. Ah, ce l'abbiamo fatta. No, ma dai, non è stato così difficile, nel senso che a vedere da giù sembrava più traumatica la cosa. In effetti ci abbiamo messo un'ora e mezza. Si è divertito? Sì. Si sta proprio bene al caldo. Non so se si sente, perché sì, è una leggera interferenza nel panamento. Ma proprio temperatura ideale estiva. Da Ferragosto. Temperatura ferragostana. E siamo arrivati al terzo giorno. Le previsioni danno sole sempre fino al tramonto, quindi decidiamo di approfittarne e partiamo al mattino presto in direzione dell'isola di Calsoi, partendo con il primo traghetto delle 6:40. Partiamo quindi da Klaksvik sull'isola di Bordoi per raggiungere dopo circa mezz'ora Siora Dalur sull'isola di Calsoi. Percorriamo i 15 km di tutta l'isola per arrivare a Trollanes, l'ultimo paesino dell'isola. L'obiettivo di oggi è il faro di Kallur, uno dei posti più iconici delle isole Faroe, posto proprio nella parte più settentrionale dell'isola di Calsoi. Non esiste un vero e proprio sentiero per arrivare al faro di Kallur. Bisogna costeggiare la montagna e dopo circa un'ora e un quarto, un'ora e mezza, si arriva a destinazione. Fra le leggende delle isole Faroe, una delle più famose è quella dove si credeva che le foche fossero persone che si erano suicidate gettandosi in mare e una volta all'anno potessero tornare sulla terraferma, rimuovendo il loro manto e assumendo nuovamente forma umana. Nella nostra storia, un ragazzo del villaggio di Mikladralur, sempre dell'isola di Calsoi, va sulla spiaggia per vedere le foche mentre assumono forma umana e danzano, ma sottrae il manto di una giovane ragazza che in questo modo non può più tornare in mare. Il giovane la costringe poi a restare con lui a sposarlo, mentre tiene il manto sotto chiave in uno scrigno.
Un giorno, mentre è in mare a pescare, si accorge di non aver portato con sé la chiave dello scrigno e quando torna a casa trova che la sua sposa è già fuggita in mare, lasciando il figlio avuto nel frattempo. La ragazza allora promette vendetta e lancia un anatema sugli uomini di Mikladur. Alcuni di loro annegheranno, altri cadranno dalle scogliere. Prima di finire questa giornata con un tramonto che si preannunciava epico, ci trasferiamo da Mikladalum a Jovik, dove troviamo la nostra seconda casa, bellissima. Cosa più incredibile è questa. Pronti? E voilà! La jacuzzi! Ma che roba! Ma pensa te! Wow! E ragazzi, adesso andiamo nel posto più iconico delle Faroe. Uno dei posti assoluti, il posto più iconico, quello che tutti riconoscono. È la cascata di Gasaladur, spero che la pronuncia sia giusta, eventualmente te la scrivo sotto, che è un posto veramente magico, con la fortuna di avere anche un tramonto super wow. C'è gente che continua ad arrivare, incredibile. Non c'è più posto, non c'è più posto. Tempo sta peggiorando, però dovrebbe tenere pioggia. C'è un bel vento, è freddino, saremo su, penso, 9 gradi. E stiamo andando al lago sospeso, che è un posto iconico. Non so se riuscirò ad alzare il drone. Ed è un lago, è incredibile questa cosa, perché è sopra il livello dell'oceano ed è in acqua dolce. Quindi molto particolare, particolare perché poi ci sono delle scogliere pazzesche, roba da 200 metri, non lo so. Comunque dobbiamo fare questo sentiero, circa un'oretta di cammino, e poi vediamo com'è la situazione.
giorno, però, cioè, scusatemi, ma io non ci dormo la notte, perché so una cosa che... Allora, isole Faroe significa isola o terra delle pecore, giusto? Giusto, Ugo? Dicono. Dicono, no? Sì, ce l'hanno venduta per questo viaggio. Esatto. Cioè, il problema è che o è perché è agosto e sono andati in ferie anche le pecore, aspetta un po' che non ci ammazziamo, oppure ste cavolo di pecore non ci sono. Cioè, allora, se ci sono circa 52.000 abitanti, giusto? Correggimi, maestro. Esatto. 52.000 abitanti, di cui un 50.000 sono nella capitale, a Tórshavn. Spero di aver detto giusto, comunque, la capitale, giusto? Boh. E le pecore dovrebbero essere almeno 70.000, così ci hanno riferito i capi. No, è scritto su tutti i documenti... Cioè, passaporti del mondo... Cosa? Ok, allora, se ci sono 70.000... Vivi Faroe... Vivi Faroe forever, ok. Allora, se ci sono 70.000 pecore e noi non le vediamo, dove sono andate a finire? Sono state mangiate? Cioè... Allora, io non, se non risolvo l'enigma prima di tornare a casa, non dormo la notte. Sì, adesso non facciamo neanche più foto, siamo solo alla ricerca delle pecore scomparse. Della risposta, perché voglio dire, come capito? E questa è veramente una cosa che non è, che mi lascia così, insomma, che mi aspettavo pecore ovunque, per le strade, niente. Vabbè, allora adesso andiamo avanti, perché ormai ci siamo qui, è il lago sospeso. E prima del nostro rientro dobbiamo capire il mistero. Okay. Cadono tutte dalle scogliere, si ammazzano e non hanno aggiornato il numero. Visto il clima, soffrono di depressione anche loro. Come succede per gli esseri umani? Oh, c'è simbiosi, no? Tra pecore e essere umano, animali e uomo. Quindi cercheremo di avere delle risposte, ok? Però non promettiamo nulla ai nostri telespettatori, perché in fin di conti noi siamo qui da pochi giorni e non possiamo sapere i misteri di una terra millenaria e primitiva come le isole Faroe. Vuoi vedere che ci toccherà tornarci? Sarebbe uno schifo, eh? Cioè, veramente, sarebbe veramente uno schifo. Vabbè, ragazzi, vi lasciamo con questo interrogativo e nel frattempo noi proseguiamo il nostro bel trekking. Ecco, un'altra cosa che non abbiamo trovato, oltre alle pecore, sono le cascate. Cioè, in questa terra le cascate dovevano essere a go-go. Sì. Agliosa, quella cosa lì, insomma, no? E non le abbiamo trovate, perché anche qui quest'anno c'è siccità, e quindi non è colpa di nessuno, ma... No, solo nella settimana che siamo arrivati noi. Solo perché prima è un macello. Sì, c'è gente che è stata una settimana chiusa in casa. Noi abbiamo avuto un po' di fortuna. Aspetta che c'è questo torrentello che dobbiamo... Ecco, boh. E... C'è gente che è stata una settimana chiusa in casa, noi c'è tutto sommato, però è andata di lusso. Abbiamo visto il sole, che è più raro da vedere alle Faroe, e siamo contenti. Abbiamo visto una giornata di sole, cioè abbiamo vissuto, quindi... Ecco, quindi l'altro mistero è... cos'è quello? Sono dimenticato. Di cosa stavo parlando? Le cascate. Ah, le cascate, quindi sì, ecco, cioè, mi sono distratto un attimo. Colpa del freddo. E, le cascate. E noi speriamo che piova di notte, giusto? Perché se piove di notte, il giorno dopo noi siamo, cioè, pronti come degli aguzzini a beccare tutte le cascate. Sì, ma c'è solo quello da vedere e speriamo... Vabbè. Si realizzi. Dai, crociamo le dita e avanti sempre. Ugo, raccontami cosa ci succedeva qui, perché io non lo so. Alessandro è lo specialista. Allora, Ale sta mangiando. Vabbè, però. Aspetta che mi do il cavalletto. Allora, deglutisci con calma, perché dobbiamo capire cosa succedeva in questo dirupo. Perché i nostri prigionieri li mettevano. Io non so neanche cosa si senta qua, perché abbiamo un vento. E invece qui? Andava là e li buttavano giù da questa scogliera. Questa andava lì. Là dove? Su lì? Là in cima proprio. Ecco, sì. E li buttavano giù. E li buttavano giù e ciao, arrivederci. Chi si è visto, si è visto. Aveva gli ultimi secondi di vita. Mare del Nord. C'è. I sospiri a veleno.
era un bel tuffone, era un bel momento, però piena notte, oh, capito. C'è un po' spedire sulle spese, risparmiavano sulle spese. Sì, cioè non c'erano dopo tanti trasferimenti, capito? Cioè da mangiare, da bere, sì. Da vai lì per i pesci, diventi tu cibo. Per quello che il salmone è così buono. Ma... vabbè, è comunque interessante, no? Però c'è un aggiornamento, un upgrade, ok? Abbiamo scoperto questo sito, attenzione. Ecco, ciò significa, Ugo, che adesso hanno cambiato, si sono aggiornati e cominciano a seppellirli vivi. non c'è vento, però ragazzi, guardate che roba, ma che roba, siamo a livelli top. Purtroppo non riesco ad aggiungere il drone. La cascata sarebbe una figata pazzesca. Cascata che si tuffa. Ammazzo! Ed è il posto più vicino alla cascata. Siamo anche un po' riparati dal vento. Eccola. Che meraviglia! Sì, meraviglia, a parte il vento, ma che roba. Sì, in macchina, la consumo. Il quinto giorno è caratterizzato fin dall'inizio da un tempo non molto amichevole, pioggia e vento, quindi decidiamo di fare un giro turistico nella capitale, Tórshavn. Qui abbiamo il primo ministro delle finanze, ministro degli affari stranieri, esteri, cos'è? Della cultura. Così. In mezzo alla strada. Cioè, ciao a tutti. Ciao followers. Come l'Italia. Sì, così abbiamo tutto. Guardie, c'è un capo di guardie del corpo. Macchine blu. Macchine blu. Barbiere, ristorante. Cioè, una differenza proprio minima, tra noi e paesi del nord. Lì sul faro. Non c'è nessuno, eh. Sì, è un po' come da noi. Questo è da noi, che non ci sia nessuno al lavoro è un po' come da noi, però vabbè, sono anche pochi, quindi lavorano poco, non è che c'hanno tutto solo da fare, capito? Sono a casa, esatto. E dopo aver trovato quasi per caso un posto dove poter prendere qualche ricordino, il meteo comincia a sistemarsi e decidiamo di andare a Kvivik e per caso troviamo una bellissima cascata alimentata dalle piogge recenti. Il tempo ricomincia a peggiorare, ma decidiamo comunque di dirigerci verso Saksun.
Saksun è un piccolo villaggio di pescatori, con poche decine di abitanti, che ha una magia tutta sua. Un posto dove il tempo sembra essersi fermato e dove l'erba di un verde smeraldo ricopre i tetti delle abitazioni, amalgamandole perfettamente con il paesaggio circostante. Decidiamo di concludere la giornata a Tjörnuvik, nella bellissima spiaggia nera vulcanica. Si tratta di uno dei più impervi e scenografici luoghi mai abitati dall'uomo. È il villaggio di Tjörnuvik delle Isole Faroe, che oggi ospita solamente 71 abitanti, ma che vanta una storia antichissima che risale addirittura al tempo degli insediamenti vichinghi. Il villaggio si caratterizza soprattutto per le casette colorate e si staglia su una spiaggia nera di origine vulcanica che d'estate, per fortuna, riserva un clima più godibile rispetto alle altre zone delle isole. E purtroppo arriva l'ultimo giorno di permanenza alle Isole Faroe. Non facciamo grandi programmi per questa giornata, anzi, decidiamo solamente di ritornare sulla cascata di Fossà, perché sicuramente ingrossata dalle ultime piogge. Il resto della giornata decidiamo di passarlo in macchina per vedere se le isole ci fanno qualche ultimo regalo, cosa che avviene puntualmente. Ma come si sa, in questi posti il tempo è davvero imprevedibile e a volte riserva sorprese incredibili, o quantomeno agli occhi di un fotografo. Stiamo partendo per l'ultima veramente mega avventura. Vai Ale. Miei soldati, questa è l'ultima sfida contro noi stessi. Dobbiamo partire per l'ultimo tramonto. Se ce la faremo saremo eroi, se perderemo moriremo sempre da eroi. E andremo coi dei a festeggiare in cielo. Forza ragazzi, al mio tre. Uno, due, tre. Urrà!
e finisce anche questa avventura. Un viaggio da tempo sognato e osteggiato negli ultimi 3 anni da eventi di varia natura, fra cui la ben nota pandemia. Ma finalmente l'emozione di prendere un aereo e volare sopra le nuvole, quelle nuvole sempre così lontane. Perché l'emozione di un viaggio è difficile da raccontare, è sempre un fatto personale, fatto di attese, speranze, aspettative. Nel mio caso, quello delle Faroe è stata la realizzazione di un piccolo sogno, un desiderio, che anche se nel tempo si era affievolito, il realizzarlo ha significato semplicemente che nella vita basta crederci. Prima o poi, qualcosa arriva. Qui puoi sentire ancora la forza di ogni singolo filo d'erba, nel vento che ti trapassa, da scorci che ti tolgono il fiato, ma che pochi istanti dopo cambiano tanto da non sembrare più gli stessi di prima. Perché in queste isole disperse nell'oceano, sferzate dai venti e dalle piogge, dove il sole al massimo fa capolino e le giornate serene sono rare, ecco, qui la natura ancora dimostra di vincere, di essere più forte di noi poveri esseri umani che abbiamo cambiato il clima con le nostre città, con il traffico e le fabbriche. Qui nulla è scontato, devi armarti di pazienza, saper aspettare, cogliere al volo le luci che noi fotografi sogniamo per poter realizzare immagini epiche, perché qui la natura è la vera padrona. E chi vive in queste isole, sempre con le porte di casa aperte, sicuramente ha una bella corazza, forse quella corazza che da troppo tempo noi invece abbiamo perso.